In realtà l'unica, purtroppo triste, drammatica verità è che l'ape non riesce più a vivere in natura perché la natura è inquinata. La natura è inquinata da biocidi, da erbicidi, da pesticidi che decimano costantemente le nostre api, che comportano avvelenamenti sia letali, quindi a totale moria dell'alveare, sia subletali, quindi un avvelenamento costante, continuativo dell'alveare che poi ne causa, ne provoca o l'estinzione o l'indebolimento. Questo è il motivo per cui le api non vivono più in natura. La nostra attività di selezione e riproduzione, che ovviamente è legata al comparto zootecnico di riferimento che è l'apicoltura, è però un'attività che si focalizza e si basa anche sui caratteri genetici di cui l'ape ha bisogno per vivere, non solo di quello che l'uomo ha bisogno dall'ape. Ed è questo connubio che poi si trasforma in cercare di avere delle linee genetiche molto ampie, con una grande variabilità genetica, con una grande biodiversità genetica, che è la vera sfida della selezione in questo ambito. Riuscire a bilanciare le necessità dell'apicoltore alle necessità dell'ape, che però spesso vanno di pari passo. Certo.